il 19 Kislev, il capodanno hassidico. Fu in questa data, 223 anni fa, che l'Admura Zaken, il Rabbi Shneur Zalman, fondatore del hassidismo Chabad, fu liberato dalla fortezza di Pietroburgo, dove era detenuto. Più che un mero evento personale, la sua redenzione è stata una vittoria ideologica per la rivelazione dell'aspetto profondo della Torah e un passo importante nella preparazione del mondo alla venuta di Mashiach. Prima del giorno 19 Kislev, 223 anni fa, la parte interiore ed esoterica della Torah, l'anima della Torah per così dire, era in uno stato nascosto e sconosciuto. Solo il suo aspetto esteriore, il corpo della Torah, è stato rivelato alla maggioranza del popolo ebraico. Anche gli esseri umani sono costituiti da un corpo fisico e da un'anima spirituale. A differenza del corpo, però, l'anima non può essere percepita dai sensi, né l'intelletto umano può comprenderne appieno l'essenza. L'esistenza dell'anima può essere determinata solo per deduzione. Quando troviamo che il corpo è vivo, concludiamo che deve esserci un'anima che lo anima. Con la liberazione del Rabbi Shneur Zalman di Liadi, Yutet Kislev, il 19 di Kislev, che sarebbe l'anima della Torah, divenne rivelata ed apparente. Tutti possono ora studiare la sua saggezza interiore e comprenderla a livello intellettuale. Inoltre, essendo il popolo ebraico e la Torah la stessa cosa, l'innovazione della data del 19 Kislev ha influenzato anche tutti gli individui, le persone ebree a livello personale. L'avvento del hassidismo Chabad ha permesso all'anima ebraica di illuminare il corpo a un livello senza precedenti, il che ha reso possibile a ogni ebreo di servire come dimora per la presenza divina e di adempiere alla propria missione nel mondo. In questo giorno propizio, quando la stessa energia spirituale che era presente nel primo 19 Kislev sta discendendo nel mondo, dobbiamo impegnarci nuovamente a garantire che tutte le nostre azioni e azioni aiutino ad accelerare la rivelazione di Mashiach, l'obiettivo finale della diffusione del hassidismo Chabad. Possa noi tutti essere iscritti e sigillati per un felice anno nuovo nello studio del hassidismo e delle vie della Hasidut Chabad. Questi testi sono a cura di Nahar Israel Milano Chabad House nel castello, dedicato al ricordo di Harav Shalom Ben David di benedetta memoria. Rav Shalom Ben David fu Shaliach, mandato dal Lubavitcher Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, di benedetta memoria. Rav Shalom fu da giovane rabbino al servizio della Kasherut nella comunità di Milano dal 1964. Nella sua corrispondenza con il Rebbe, Rav Shalom ha eseguito la richiesta del Rebbe di fondare un'istituzione di Torah e di Avodah, lo studio di Torah e di preghiera. Rav Shalom ha fondato l'associazione Nahar Israel Milano Chabad House dal 1996.
Amato marito, padre, nonno, studioso, maestro, insegnante e amico. Le buone azioni della sua famiglia perpetuano l'eredità della sua vita bella e appagante su questa terra. Grazie.